Blogos Web Radio. Salve a tutti da Blogos Web Radio. Eccoci giunti alla terza puntata della rubrica Scrusciu, Disturba il Silenzio, con la quale riaffermiamo la nostra posizione ai sistemi mafiosi. Sempre in diretta dal seminario Mafia ed Antimafia, in corso all'interno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, in collaborazione con Libera. L'ospite di oggi è stato Marcello Ravveduto, ricercatore universitario ed attivista di Libera in Campania, con cui abbiamo parlato dell'espansione della Camorra, la più multinazionale delle mafie. Lei ha detto che se la mafia è uno Stato nello Stato, la Camorra può definirsi una società nella società. Come lo Stato, le istituzioni possono colpire allora un sistema così permeato, che sembra così addentro nell'opinione comune? Si può colpire soltanto comprendendone i motivi identitari. Non si può colpire un ammasso gelatinoso, perché l'ammasso gelatinoso una volta viene colpito si scompone e poi si ricompone. Per cui il problema che noi abbiamo è costruire un sistema di ascolto, non di reazione, ma di integrazione di questa società. E l'essere società nella società comporta come aspetto fondamentale l'individuazione di alcuni meccanismi che ci facciano superare l'idea di separazione di Napoli, di questa società che vive dentro Napoli, in Campania, dal rapporto allo Stato italiano. La Camorra, come una mafia del commercio, appunto, che si è alimentata sul contrabbando prima e su traffici più estesi in un secondo momento. Se prima appunto il contrabbando era incentrato sui traffici di sigarette, abbigliamento, dopo la nuova Camorra organizzata si è ampliata la portata economica delle attività illecite, insomma. Ora, dopo gli scandali relativi ai rifiuti nel campo dell'edilizia sono saltati fuori negli ultimi tempi, la Camorra sembra incontrastata dal punto di vista economico, sembra una multinazionale del crimine, insomma. Ci sono alcuni clan che hanno una visione multinazionale, ma non tutta la Camorra. C'è una Camorra in alcuni casi ultralocale, che ha un valore solo locale e che vive grazie al rapporto che ha nel consenso localissimo di un quartiere, di una strada, perché gestisce lo spaccio in quel territorio, perché naturalmente ha rapporti con i commercianti, perché li mette sotto estorsione, perché gestisce l'usura, perché gestisce la prostituzione. E possiamo capire che la Camorra può avere un rapporto globale e di globalizzazione quando intercede i mercati globali. La prostituzione, con lo schiavismo delle donne, purtroppo, ahimè, delle donne che vengono dall'est, dall'Africa e così via, con la droga, che ha i grossi cartelli, con la contraffazione, che è un altro elemento importante che determina delle condizioni di scambio. Per il resto, quando entra in contesti territoriali, la Camorra riesce ad avere questo bidimensionamento, è come un pendolo che oscilla tra il locale e il globale. Potremmo dire che la Camorra è glocal, con questo brutto termine che si utilizza oggi. Per finire, una domanda strettamente relativa alla sua esperienza. Lei è stato tra i primi attivisti di Libera in Campania, insomma si è attivato a livello di lotta alla Camorra tramite l'associazione Libera, e avrà avuto modo di conoscere persone che hanno vissuto dall'interno la violenza, i soprusi, il racket magari della Camorra. Cosa può spingere queste persone, può spingere un'associazione come Libera a essere presente in realtà del genere? In realtà noi dobbiamo fare una riflessione, che in Campania c'è una fortissima omertà superiore a quella siciliana. Sul problema delle estorsioni e dell'usura per anni abbiamo scontato il silenzio di moltissimi imprenditori, e oggi io comincio a vedere che quelli che cominciano a denunciare, perché sono stati sostenuti da una presenza esterna che è quella di Dano Grasso, per esempio, a Napoli come in Campania. Ma il problema ancora oggi esistente è che noi abbiamo completamente sottovalutato un altro aspetto, che è quello della Camorra, e che in questi anni comincia a venire fuori, che questo ha determinato un mare di vittime psicologiche. Noi abbiamo avuto in Campania un grande sottosviluppo psicologico legato alla omertà, e che ha determinato anche un condizionamento nel rapporto con i servizi sociali dello Stato italiano, nel senso che la gente non si rivolgeva all'assistenza per questioni legate ad una cultura latente di omertà, e perché si doveva rivolgere allo Stato per farsi risolvere il problema.
Quindi, allo stesso tempo, se possiamo condire e mettere l'usura e il racket in questo sottosviluppo psicologico, capiamo bene che l'omertà è quasi un condizionamento culturale nel rapporto che noi abbiamo nella società campana. Va bene, la ringrazio, è stata molto esemplificativa la sua analisi. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. L'intervista è stata curata da Giulio Ferrante e Giusy Gullo. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.blogos.it.